Buongiorno carissimi amici, benvenuti nella cucina di Mau. Eccoci qua di giovedì, si avvicina il weekend, non è finita la settimana lavorativa, ma noi ci siamo. Però ragazzi, allora, cosa stiamo combinando oggi? Allora, ho messo a soffriggere una cipolla, tanto aglio in camicia, un po' di peperoncino secco, rosso. Poi ho messo un bel bicchiere di vino rosso, l'ho fatto asciugare un po', tanto olio d'oliva e poi un pomodoro fresco e 400 g di pomodori pelati, ok? Che adesso stanno rosolando qui, sto bollendo qui. Devo semplicemente spostare le padelle perché mi serve la fiamma alta. Quindi facciamo un pochino così, devo fare attenzione. Qua spostiamo un attimino, mi serve la fiamma alta per la mia zuppa di pesci, una zuppa particolare, una cassola la chiamiamo in Sardegna, rivisitata da sottoscritto. Qui invece abbiamo un ragù di carne macinata di manzo e salsiccia, va bene? Semplice, sta cuocendo con molta calma, già un'ora abbondante, lo lascio 2-3 ore. Ok, allora spostiamoci qua. Fiamma alta e andiamo a preparare la nostra zuppetta. Allora, ecco, cosa determina la cassola? Ragazzi, potrei anche sbagliare, guardate, a volte... Allora, la cassola, ricordo che ci sono le patate, c'è il merluzzo, giusto? E vediamo un po' di rivisitarla. Ecco qua, adesso facciamo ravvivare il fuoco. Ci facciamo di buon mattino un sorsetto di buon vino rosso. Io sono in ferie, ragazzi, e posso permettermi. Senza esagerare, ne abbiamo messo un po' nella zuppa di pesce, la cassola, e un pochino lo beviamo noi. Buona giornata, buon giovedì, amici cari, e benvenuti. Ah, cin cin, poco, senza fare... Allora, qui ragazzi c'ho quello che noi chiamiamo a Londra haddock, ok guys? I marinated with soya sauce, lemon, parsley, e coarse salt, sea salt, ok? There we go. Same for my red mullets, ok? I clean them, remove the scale, put some parsley, soya sauce, coarse salt, and that's it. E olive oil, plenty of olive oil in bowl. Yeah? So, cooking nicely here. I need to let it go for the moment. I'm gonna add some more water. Okay, be generous, 2 cups. Okay, there we go. Now, I'm gonna peel my potatoes. Okay, guys. Allora ragazzi, pian piano facciamo sobbollire la nostra acqua, l'acqua di cottura, con la salsa di pomodoro. Adesso prendiamo 2 patate grosse. Sono belle patate da forno queste, ragazzi, sono belle toste. Le iniziamo a pulire e le tagliamo a pezzetti. Andiamo a organizzare qua. Allora, oggi ho degli impegni in realtà. Però vabbè, possiamo anche cucinare, no? Trovare il tempo per fare un piccolo video e condividere la passione per la cucina. Ecco qua ragazzi. Ok guys, today I'm off, I'm not working, it's
So I'm cooking for you. Okay, one potato and two. Okay. Peel it nicely. Okay. I will overcook my potatoes, okay? So it will melt with my sauce and will give some lovely thickness. Okay, ragazzi belli, qui con Mau in cucina. Il nostro bicchiere di vino è qui, è la cosa più importante. Ah, ecco qua Mondino, ti ho perdonato, va? Amico di sempre. Mondino, non dimenticherò mai una cosa di te. Fammi tagliare le patate prima. Le abbiamo lavate, adesso le mettiamo a pezzettoni dentro la nostra zuppa. Diciamo a pezzetti, non pezzettoni. Allora Mondino, quando ti ho prestato la moto e ci sei caduto, ti ricordi? La moto nuova, la Yamaha XT600, giusto? Ti volevo fare un regalo per la tua gentilezza a Londra nel lontano 1986, agosto 86. Io Alberto, ospiti a casa tua, ti ricordi? Tanti anni fa. Bei tempi. E anche per colpa tua che io l'ho finita a vivere a Londra, eh? Eravamo ragazzini, ci si voleva divertire e via. E l'abbiamo finita a stare qui, almeno io. Ecco qua, ragazzi. Allora, via, via. Ecco qua. Un bel brodo. Allora ripeto, c'è del vino, c'è tanto aglio in camicia, un pomodoro fresco, poi ho messo dei pomodori secchi nel pesce che sta marinando, ok? Quindi prende il suo gusto. Adesso facciamo andare un po' la salsetta lì, deve sobbollire per un pochino. Dopo facciamo un piccolo brindis. Eh già Mondino, e chi si dimentica? E come fa? Come faccio a castigarti? Non fa. Oh, ma mi hai trattato male per le sardine, eh? Oh. Cin cin. Allora raga, eccoci qua. Dunque, adesso inizio a preparare il mio pesce qua. Lo rimuovo dalla salsina con cui sta marinando. E poi lo spostiamo in padella al momento opportuno. Ecco, lo mettiamo in questo contenitore di vetro, magari, pian piano. Ecco qua uno. Però dobbiamo fare attenzione. Guarda che bello che è, ragazzi, bellissimo. Haddock. Lo chiamate asinello in Italia. Egle fino. Pesce continentale, non lo so. Della famiglia del merluzzo, comunque. Bellissimo. Ecco qua, togliamo via la salsina con cui è marinato, molto bello, e siamo a cavallo. Io d'altra parte lavo le pentole come al solito.
Ecco qua, io sempre lì che risciacquo le pentole. Allora, un colpo d'occhio va al nostro ragù. Ecco ragazzi, adesso un'ora e un quarto che cucina, carne di manzo, un po' di salsicce e pomodori pelati con, insomma, un pochino d'acqua. Farà un bel ragù per la pasta per i bimbi. Ok, invece per me qui abbiamo la bella zuppetta, la mela cassola. Facciamo cuocere un attimino le patate. Ecco qua, fiamma alta. Siamo a cavallo. Benvenuto Fabio, carissimo. Eccoci qua a fare sagassola cagliaritana. Poi io le cose le rivisito. C'è poco da fare, non le faccio mai uguali, mai uguali. Quindi nella mia cassola ci va l'adoc, l'asinello. Poi c'è un po' di trigliette qui e logicamente queste le sto andando un po' a memoria, raga. Le patate, quindi ho messo due belle patate da forno, ci ho messo anche un bicchiere di vino rosso, vorrebbe bianco, vero? Non ce l'ho. Brindisino, questo è il giorno di ferie, quindi ciccia, cucina, raga. Allora, facciamo un bel ragù per i bimbi. Adesso seguiamo la nostra zuppetta di pesce. Ecco qua, alla grande. Spostiamo volentieri le trigliette adesso e vorrei fare un'altra cosa io, ragazzi, vorrei preparare un dolce. Allora raga, cosa è successo? Ieri ho fatto il dolce per i bimbi e, insomma, è andato un po' così, diciamolo. Sono viziati questi, cioè lo vogliono bello dal negozio, dalla pasticceria, logicamente papà non è bravo come pasticceri, che cosa volete? Poi non, insomma, dolci non sono il mio forte, diciamocelo. Benvenuto Amos. Errori, sono un po' nervoso ragazzi oggi. Ieri era un giorno speciale, ma di festa non se ne è parlato, ma va bene così. C'è questo periodaccio di Covid che ci vuole buttare giù tutti quanti, ma noi siamo delle montagne. Una mia amica dice Zeus de Verru, noi sardi Zeus de Verru. E quindi siamo ancora qui. Allora raga, pensiamo al dolce, controlliamo il forno. E facciamolo partire. Iniziamo a riscaldare il forno. Allora, prepariamo una cheesecake. Ma che regno è il regno, Amos? Ma che mi dici mai? Fabio, facciamo una cheesecake. Aio, ragazzi. Allora, prendiamo i contenitori. Dobbiamo dare il tempo alla zuppetta di cuocere. Ecco, le patate le voglio proprio ben cotte. Quindi dove siamo ragazzi? Mettiamo un po' di musica. Adesso arriva un po' di musica e ci tiene compagnia.
e facciamo un dolce. Prepariamoci poi il dolce. Allora, qui sempre che cucina il mio ragù alla grande, intanto gli diamo una mossetta. Ecco qua, schiacciate bene i pomodori, ragazzi, mi raccomando. Facciamo cuocere le patate, si devono proprio sfaldare. Siccome sono patate da forno, ci metteranno di più. Belle sode, forti, costano anche il doppio. E vabbè, non ho capito perché. Allora, salsina va. Eccoci qua con il nostro sorsetto di vino rosso, la cosa buona. Allora, raga, prendiamo i biscottini, facciamo una cheesecake, abbiamo detto. Mettiamo una busta. Ecco qua, un pacco di biscotti. Una busta, andiamo dentro. E andiamoci su col martellino. Io continuo a spostare tutto qua, non mi trovo mai niente. Ieri avevo il martellino, oggi non c'è il martellino, prendiamo. Un'altra busta. Altrimenti non riusciamo nell'intento, dobbiamo spricciolare il crepe. Ma che bel lavoro, tutto manuale in casa mia, raga, tutto manuale, mondino, controlliamo la nostra zuppetta che non ci attacchi niente sul fondo, c'è del peperoncino, schiacciamo bene i pomodori, sale alla fine, se ce ne sarà bisogno, perché l'ho già messo col pesce un pochino, quindi non ce n'è bisogno, anzi, mi correggo. Dovete proprio sbriciolare i biscotti. Adesso da questa parte io c'ho un po' di burro che vado a riscaldare. Thank you.
ragazzi miei, siamo quasi. Bene, adesso prendiamo il piatto di portata, ecco qua, una bella ciotola dove far cuocere la torta. Adesso versiamo i nostri biscotti. Belli, belli. Ok, li mettiamo da parte qua. Adesso io ci metto un po' di noccioline dentro. Noccioline tostate, non troppo. E facciamo lo stesso lavoro. Andiamo a mescolare. Ecco qua. Mescoliamo. Ah, uno spettacolo ragazzi, uno spettacolo. Questa parte, sempre un colpo d'occhio della zuppetta. Le patate stanno cuocendo. Ecco qua. Vi aggiungo un altro pochino d'acqua, ragazzi. Ecco qua, un'altra pazza abbondante. Ecco qui, aggiungiamo il nostro burro ai biscotti e alle noccioline. E mescoliamo. Pian piano, occhio che è caldo. Adesso in realtà vorrebbe tritato un pochino di più questo impasto, raga. Allora, vediamo un po' che si può fare. Ci vuole un altro po' di burro logicamente, perché deve diventare proprio una specie di impasto, non so. Adesso io ci aggiungo un po' di olio d'oliva, ok? Qui un po' di olio d'oliva, perché troppo burro non mi sta bene. Ecco qua, un pochino. Forse sbaglio, ma non me ne frega niente, ragazzi. Ecco qua, mischiamo bene. E lasciamo riposare un attimo, ok? Vediamo un po' come va a finire. Allora, il forno sta riscaldando, il mio ragù continua a cuocere, abbassiamo la fiamma, fiamma molto bassa ragazzi, continuiamo a schiacciare i pomodori pelati. E speriamo che esca una cosa buona. Allora, spostiamo le nostre noccioline e passiamo a lavorare il formaggio.
Allora ragazzi, la ciotola, una frusta, bicchiere di vino. Ah, che buono che è, ragazzi. E via, si inizia. Allora ragazzi, ci vuole del formaggio fresco. Ecco qua. Andiamo a mescolare. Ci vuole lo yogurt fresco, ne metti in abbondanza io, e mescoliamo piano piano, piano piano, bellissimi impasti ragazzi. Metto anche un altro tipo di formaggio, sempre formaggio fresco, via. E mescoliamo pian piano ragazzi. Aggiungiamo un uovo. Un uovo e mescoliamo pian piano, facciamo un bel liquido. Ok, un attimino, ci vuole una puntina di sale, poco poco. Adesso un goccino di farina, io la metto proprio pian piano, poco poco, e continuiamo a lavorarla. Usate i formaggi che volete ragazzi, freschi, ok? Non formaggi stagionati logicamente. Questa è una bella torta per i bambini. Bene così. Aggiungiamo un po' di zucchero ragazzi. Un pochino di zucchero. Io vado sempre a occhio, ma non esagerate. E giriamo. Un altro uovo, siamo a tre, eccola. Un pochino di farina. Ci mettiamo un pochino di lievito, poco poco.
un pochettino, eh. Fate attenzione. Siamo quasi, ragazzi. Un altro uovo. E un altro po' di farina. Dovete sentire la densità, ragazzi, quindi piano piano, non troppa farina, ma tanto giusto. Adesso è troppo liquida. Bene, ragazzi, se li trasferiscono i biscotti, mettete da forno. Ecco qua. Poi ci mettiamo su questa crema di formaggi. Capire. Va bene, ragazzi. Allora, siamo, ecco qua, bella liquida, via, forno. Ecco qui, facciamo cucinare 35 minuti, 35, siamo a cavallo. Qui la ragù va bene. E siamo arrivati al punto, possiamo aggiungere il pesce. La nostra zuppa. Musica un po' così, eh? Giusto, raga? Allora, vediamo un po'. Ecco qua. Io schiaccio un po' le mie patate. Ancora sono belle toste. Schiaccio patate, tutto qua. E ci mettiamo il nostro pesce, tutto a giro. È uno spettacolo, ragazzi, tutto a giro così, ragazzi, è una cosa veramente sublime. Bene, così. E abbassiamo la fiamma, ok? Adesso prendiamo anche le triglie, anche queste le mettiamo tutte a giro. Facciamo insaporire bene.
recuperiamo le foglie di prezzemolo e siamo a cavallo. Allora raga, che avete voi? Mostriamo il pomodoro qua, col ragù, ci aggiungiamo un po' di sale al nostro ragù. Poco poco, via, facciamo la cottura. Qui la nostra zuppetta, di la nostra cassola davanti. Bene, io qui lavo i piatti. Va bene ragazzi, allora ci serve un trito di prezzemolo adesso e siamo a cavallo. Sì, fatto il vaccino, fatto il Pfizer. Sono sentito male una settimana, ma l'ho fatto. Forse sto ancora male, raga. Ho preso giorni di ferie anche per quello, perché mi sento un po' strano, diciamocelo. Casino, raga. Purtroppo. Ecco qua, allora stiamo arrivando al dunque, un bel trito di prezzemolo alla fine, cuoce a fuoco basso la zuppa, 10 minuti non di più e siamo a cavallo. Qui lo stesso per il mio ragù, tutto pronto. Dunque, devo sistemare un po' di pentole e pentolini, raga. Non c'è spazio. Che devo fare? Finisco di sistemare i piatti in qualche maniera. Thank you.
scusate i rumori, ma ecco qua, io ho quasi finito. Bene ragazzi, ci siamo, bene così, facciamoci un sorsetto di vino, con molta gentilezza, senza fare gli ubriaconi, un goccino di vino, mezza mattina, siamo in giorno di ferie, non muore nessuno. Salute Italia, amici miei di Cagliari, cin cin, amici londinesi. Bye guys, so my Cassola, Sagassola, Italian fish delicatessen. He has lots of flavors, chilies, potatoes, parsley, onions, plenty garlic, tomatoes, there we go. Then lovely fish like haddock or red mullet. I would have put some cuttlefish, some mussels, but here we go. Doesn't matter. That's what we got. Here we have a lovely ragu for the kids with sausages and beef mincemeat. That's it. I'm gonna add now some lovely chopped parsley. The job is done. Let's move some of the pots out of the way. Get some parsley out. Make sure you don't touch the fish, okay? Just steal it. Do this game, you know? Don't turn it upside down. Don't do anything. Do not touch it, all right? Now, boys, girls, wait for me. Parsley. Okay, I'm gonna take a big chunk of parsley now. There we go. Back to my chopping knife. Give a quick wash. Actually, this is coriander. Yeah? That's where the alteration is. Fresh coriander. Okay? There we go. So we give it a bit of alteration today. Alright guys, what do you think? What do you think? The wife will tell later when she tastes it. Now cooking low flame, yeah? Remember, very low flame. Okay, let's check the cake. It's going nicely. Okay, 180 degrees.
pezzo. I've not tested the sauce yet. I'm gonna do it now. Hey guys. Vamos. Vediamo un po' se la salsetta è buona. Va bene. Va bene, ragazzi. Chop some coriander, right? To be honest, I need to add a touch of sprinkle of salt, guys. Sprinkle of salt. It needs a bit of salt. Okay, that's it. Let's give another couple of minutes. Look at that. Proper soup. Yes, the thickness of the potato, the flavors, onions, parsley, coriander, chilies. Top class. Never overcook it, okay? Just at right temperature, right. Cook it to the right time, okay? Never overcook fish. Cheers. Ah. Give a couple more minutes. I check my cake again. Needs a time to cook. There we go. Okay guys, it's time to say goodbye now. That is very close. Again. Just park all my coriander. Okay, let it incorporate. Okay, let's clean the place a bit. There's always a bit of a mess around. Always will be. Always will be. Let's clean up a bit. There we go. Hey guys, lovely job. Ragu is ready. Okay. Final minutes. Very final minutes, guys. Okay, gonna taste the sauce again. Okay, keep playing this game, see?
So let's put some sauce on top. It's gonna take the flavors of India, you know, with the coriander. That's not Sardinia dish anymore. It's been altered with different herbs and spices. Yeah, there we go. Top class. Look, there's enough oil in it. Now let's test it again. Now it's perfection, guys. Succulent. Succulent dish. Well done. Well done, chef. Bloody COVID times, you know, end up talking to myself, isn't it? Cheers. I have to get ready now to meet a colleague. There we go. Cake is cooking. It's getting brownish. It needs 35 minutes. Nearly there 20 minutes. So it needs more time. Amici miei, siamo giunti, momento dei saluti. Ci prepariamo che andiamo a lavorare. Beh, non è lavoro oggi, oggi non si lavora, ma una riunione per un possibile lavoretto. Ecco qua, uno spettacolo ragazzi, uno spettacolo veramente. Tutto il sapore del pesce, una zuppa portante. Volendo ci può aggiungere un pochino di pastina, di fregola sarda. Hey guys, il canale abito pasta, durum with pasta, Sardinian type called fregola sarda. You can find it in supermarkets in London. Right, so I'm nearly there. I'm gonna give it 2 more minutes and that's it. I need to get ready though, dress up, to go. Now you can see my ragu is ready, lovely, lovely, look at that. Very basic stuff, nothing special, but the kids will be happy, I hope, I always hope. Young kids, they are difficult. And this fish soup for the wife. Hopefully she likes it. Again, you never know. You never know. There we go. But you know what? On my way back, later by a couple of mussels, I will add them up on top. Just to refresh, to give more sound to my dish. I actually have some in the fridge, but they're pre-cooked with cream sauce, so I don't want to mix it up. Gorgeous, guys. Gorgeous. There we go. Let's check my cake there. It's cooking nicely.
ragazzi, ci siamo, saluti. Molto bella, guarda. Cioè da vicino. Sagassola. Hey guys, Sardinia recipe, revisited by me, with potatoes, onions, parsley, coriander, haddock, red mullets, plenty olive oil, obviously tomatoes in it, and sufficient water with a touch of salt. Simple as that. Hope you like it, enjoy it. My cake is still cooking. Not quite sure if you can see the end of it. My wine is also nearly finished. Last drop. Don't overcook it, okay? So I'm gonna switch it off now and let it rest. Let it rest if you can all the afternoon, couple hours. Then don't, you know, you may use the microwave to warm up your dish, or just warm it up very gently. Don't bring it to the boil ever again, okay? And you will have something exceptionally nice. Good stuff. Good stuff, all right? Now let's see, my cake is getting brownish, it's getting there, it's not ready. So, I need to make myself ready to go, guys. Got a meeting at 12, the House of Parliament, nice thing. Meet my previous boss, more than a colleague, a bit of work. Hey, we see, we keep going this way, guys. Coronavirus is breaking apart everything. Just make sure you have a bit of work to do to keep yourself busy, not to make money, to keep going. Telling you the truth. There we go, look at that, it's top class, guys. Beauty, this is a beauty. Can you see it? I'm not sure. Can you see it? Look at that. It's wonderful flavors and smell all around the house. Top class fish soup. Well, called the cassola. Cassola is just a word in. Not quite sure what it means, but there we go. That's how they call it. Potato. Potato that's used to bake. You know, to bake in the oven, and they're rich in texture, and they release some flavors, you know. You know, plenty water, fresh tomatoes, avoid canned tomatoes if you can, but they will do, like today for me, they will do the job. Right, so my cake is nearly there, I'm gonna dress up because I need to go.
siamo ragazzi, nell'idea, look at that, it's cooling down my soup, what a beauty, what a beauty. Ma che ti sono nell'idea? Messina? Okay, so I think we can remove the cake from the oven. There we go. Guys, this much is cake. Okay. Let's see what the kids say later on. Right, need to go now. Goodbye and thank you for watching. Share the video. I will be more than happy. Very happy I will be. Right guys, cheers. Goodbye from Mao.